restano aperti fino alle 24. Mentre è stata presentata a Palazzo Marino l'iniziativa La Cena Sospesa, che da agosto fino a novembre, promossa da Caritas Ambrosiana, coinvolgerà 28 realtà del commercio tra bar e ristoranti per sostenere le persone che si trovano in difficoltà. Sentiamo Anna Maria Braccini. Abbiamo copiato da Napoli, ma a Milano, dove c'è una solidarietà organizzata, la sinergia solidale diviene uno strumento per la promozione della dignità della persona. E in effetti l'idea della cena sospesa, che richiama il titolo Il caffè sospeso di Partenopea Memoria, si beve un caffè al bar e si lascia qualche spicciolo per chi è in difficoltà, è pensata davvero bene. Presentata a Palazzo Marino, l'iniziativa è promossa dalla Diocesi di Milano con il patrocinio del Comune, realizzata da Caritas Ambrosiana, grazie anche a partnership con Confcommercio e l'Associazione dei Pubblici Esercizi e anche col contributo di Banca Sella. Dai primi giorni di agosto sino alla fine di novembre, anche se la scelta potrebbe essere prolungata nel tempo, i clienti di 28 ristoranti che aderiscono al network Cena Sospesa, molti nel centro di Milano, persino nel Salotto Buono della Galleria, avranno così la possibilità di lasciare una loro offerta. È un gesto molto discreto che fa sì che la persona non abbia ad umiliarsi, no? Perché anche lei si siede al ristorante come tutti gli altri. Non è che la società è fatta solamente di ristoranti o di bar e di persone che vengono a fruire, è fatta di tante cose. Noi siamo una piccola parte. I volontari di Caritas Ambrosiana periodicamente raccoglieranno i danari che saranno convertiti in ticket restaurant del valore da 10 euro. Il mondo associativo si è impegnato su tre versanti: uno sul fronte economico, sul fronte organizzativo, coinvolgendo Eden Ready, che è la società leader dei buoni pasto, che con Banca Sella supporterà organizzativamente senza pretendere commissioni o costi per servizio e intermediazione. L'altro sul fronte associativo, cercando di sensibilizzare i nostri. Le offerte convertite in cene sospese saranno distribuite dai 171 centri di ascolto di Caritas Ambrosiana presenti nella città di Milano. 2.000 i potenziali beneficiari. È un biglietto da visita per tutti quelli che vengono alla nostra città, che gusteranno, no, delle ottime cene nei nostri ristoranti e vedranno che è anche possibile aiutare chi è in un momento di difficoltà nella maniera più dignitosa possibile. Era l'ultimo servizio.